Islo Fu Legnano Concludendo il nostro bellissimo servizio qui a San Vittorio Lona, che dire, siamo qua con il produttore numero uno di slow food di, eh, proprio di questa località, eh, il Luigi Lattuada, appunto dell'azienda Lattuada, beh che dire, ma mi parlava che lei addirittura è la terza generazione. Io sono la terza generazione di dell'attuada che fa agricoltura a San Vittorio Lona. Quindi arriviamo da una realtà di zootecnia, avevamo gli animali fino al 2011. Poi per vari problemi eh, abbiamo tergiversato l'indirizzo produttivo della nostra azienda, non, più, non producendo più latte, ma ci siamo messi a produrre cereali da panificazione, da consumo umano. Come trova questa iniziativa del mercato contadino e, soprattutto, secondo lei quanto ha avvicinato il consumatore al produttore? Tanto, tanto: ha avvicinato tanto il produttore al consumatore. L'iniziativa è vincente. Perché molta gente vuole sapere davvero cosa sta mangiando. Non voglio parlare male delle grosse distribuzioni, okay? però tanta gente, tanta gente viene da noi perché ci cerca, vuole sapere come è prodotto, come è fatto, che cosa si coltiva, come si fa a trasformare, come possono loro in casa trasformare i nostri prodotti e ha avvicinato molto la gente, questa iniziativa del mercato contatino per me è vincente, cioè, poi si, si è formato un, un rapporto fra le persone, molti che ti vengono a cercare, noi facendo un mercatini nei vari paesini qui attorno, in tanti ci vengono a cercare. Tanti, tanta gente di Canegrate viene a cercarci anche a San Vittore, a San Giorgio. Diciamo che eh, ha chiaramente reso più consapevole tra il consumatore, ma allo stesso tempo diciamo che ha creato eh, tra anche dei legami personali che è magari un qualcosa che, che può essere quel quid in più. Molto soddisfacente, molto soddisfacente, sì sì. Bene amici telespettatori di Legnano Web TV, vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo Slow Food Legnano per aver promosso questa bellissima iniziativa e ci vediamo nel proseguo dei programmi qui di Legnano Web TV. Alla prossima!